Partita complicata, da tante vicissitudini che sono verificate, però voi ci avete dato più del dattilo e secondo me avete meritato. Noi sempre dal primo minuto, noi abbiamo giocato la partita molto esposti in avanti, senza remore, sapendo che loro erano una squadra importante, ce la siamo giocata coscienziosamente. Visto quello che avevamo fatto la domenica precedente, non potevamo non pensare di dover fare quest'altra partita. E ci abbiamo provato. Non possiamo negare che loro ce l'hanno messa tutta. Inizialmente magari erano un po' contratti, poi ci è stata qualche scintilla di troppo che da tutte e due le parti, onestamente io non faccio taglio carne e osso contemporaneamente, quindi da una parte all'altra probabilmente qualche cosa abbiamo sbagliato dal punto di vista caratteriale, dal punto di dell'impostazione, dell'agonismo, siamo andati un po' oltre, tanto è vero che l'arbitro non ha avuto probabilmente la forza di mantenere un attimino anche lui, e non era facile sicuramente, la calma, e sono state quattro espulsioni, che era una partita che meritava, secondo me, io parlo sempre dal punto di vista personale, dal mio punto di vista, meritava un finale diverso dal punto di vista anche del gioco, perché sono due squadre che potenzialmente potevano giocare, vero, loro giocavano più con calci lunghi, noi giocavamo un po' più compassati, con più manovra, però sono due modi di vedere onestissimi tutti e due, quindi non c'è niente da obiettare su questo. L'unica cosa che veramente mi dispiace è che qualcuno si è fatto male e qualcuno ha finito la gara prima, e per due squadre che sono prima e seconda classifica, secondo me mi sarei aspettato per godere di più un finale più aperto, più bello, insomma, più calcistico che folcloristico. Mister, si riapre il campionato ufficialmente? Ragazzi, il campionato per noi non si è mai chiuso, anche quando abbiamo fallito due partite, l'abbiamo sempre detto, stiamo crescendo, qualcuno mi ha criticato dicendomi che se cresciamo così, ma il mio crescere era un attimo, e quell'attimo mi bastava, perché questa è una squadra che ancora, avete visto, qualcuno è crampi. Questa è una squadra che non può crescere se non passa un mese e mezzo, perché se non c'è una sosta vera io non posso lavorare, devo centellinare il lavoro, perché gli faccio male se faccio troppo e gli faccio male se faccio troppo poco. Gli infortuni sono certificati e sono tanti, e quindi io devo centellinare la questione fisica. Quando avremo, se avremo, e spero più presto possibile, una condizione generale un pochettino più determinante o determinata, come si vuol dire, noi possiamo scrivere qualche pagina diversa, che non mi venite a dire di mercati, di cose, perché io l'avevo detto dalla prima volta, a me la squadra piace così com'è, abbiamo bisogno purtroppo di un disegno diverso come base, su quello poi possiamo andare a fare, perché mi ripeto, la tecnica, la tattica, la dialettica è facile, parliamo, che ci metto, non faccio fatica, qualche parola la so dire, voi meglio di me, facile parlare, ma in campo si corre, e quindi se non hai una base, ragazzi, la corsa poi finisce, e avete visto l'ala a che punto è arrivato così, quindi vanno considerate tutte queste cose, piano piano, e io dico sempre il mattoncino, adesso siamo stati gratificati da due vittorie consecutive, con due squadre forse fra le più importanti del campionato, questo ci dà sicuramente la possibilità di essere più sereni, di lavorare con più tranquillità, bene così. Spendiamo due parole per Alessio Vannini. No, non io non ci voglio neanche parlare.
Vorrei dire, mister, che possiamo riassumere questa partita guardando la maglietta di bella sudata, mia, sudata, sporca. Ma anche quando secondo voi o secondo altri la sudano poco, non è come lo vedete voi, io lo vedo in campo quello che fanno. Da fuori è facile una prestazione sbagliata e dire non l'ha sudato la maglia, non è vero, perché questi se sono qua è perché vogliono sudarla. E quindi se qualche volta non ci riescono agli occhi vostri in generale, non vostri come persone, ma vostri come, come persone che guardano la partita, non è semplice per i ragazzi sentirsi dire non ti sei meritato, non sei un gigante, è brutto. Perché questi lo fanno giornalmente, non la domenica solo, lo fanno tutti i giorni. È una cattola per stare, niente di male. Nonostante la potevamo vincere tutte e due, come la potevamo perdere? Ma nessuno si è tirato indietro, anche nelle altre due partite. So, voi lei la classifica non la guarda, però questi tre punti no, la guarda in questo momento del campionato. Questi tre punti cosa è? Che motivo hanno? L'abbiamo già spiegato, abbiamo detto che questa era la partita del girone d'andata, l'abbiamo definita, non del campionato. Però questa è una partita, adesso è finita, non ce n'è più, e la prossima è la più importante. Perché adesso dobbiamo consolidare queste due vittorie, e se non le consideriamo con le squadre... che stanno media o bassa classifica, abbiamo fatto un triplo errore se non lo facciamo, quindi abbassiamo le ali. Mannina, ci puoi descrivere il gol per cortesia? Allora, il gol è stata un'emozione indescrivibile per me. L'azione ci dovresti... l'azione è stato un calcio d'angolo, una palla mi è arrivata, ad essere sincero, appena ho visto il pallone sulla testa ho chiuso gli occhi e come è andata, per fortuna la palla è entrata e quindi posso gioire per il gol. Dedichiamo per questo gol? Innanzitutto dedico questo gol ai miei genitori, poi ai miei amici e al presidente Alessandro Veneziano che ha fatto di tutto pur di portarmi qua quest'estate. Grazie per la considerazione. Grazie, grazie. Dunque, secondo me questa è una vittoria della città di Agrigento. Hanno vinto i tifosi, perché secondo me anche loro hanno spinto la palla in rete. Indubbiamente, secondo me, io ci credo, ci ha messo pure con Zambino San Calucci, io ci credo. Quindi il fatto che abbia segnato un Agrigentino non è un caso, ha segnato Mannina, che è un Agrigentino doc, quindi tutte queste componenti mi fanno pensare a questo. Noi avendo qualcuno da lassù che ci protegge, diciamo oggi abbiamo avuto questa nascita in più. D'altra parte, come dire, abbiamo colpito il Dattilo con le stesse armi con le quali il Dattilo ha vinto alcune partite, ha vinto diverse partite negli ultimi minuti, quindi era giusto che oggi perdesse, perché comunque, sì, vero, la partita era incanalata sullo 0-0, non sarebbe stato uno scandalo, però se questa è la squadra che deve vincere il campionato, il Dattilo anche sullo 0-0 ero convinto che ce l'avremmo potuta fare, perché comunque alla fine dei 90 minuti abbiamo subito due espulsioni ingiuste. Io ho visto il video e a fine primo tempo l'ho mostrato all'arbitro che con un atteggiamento poco civile, mi ha allontanato quando semplicemente volevo fare vedere il video. E poi sul Biondo, addirittura Biondo aveva preso la palla, non c'era neppure né ammunizione, non c'era nulla, quindi invece l'espulsione di loro erano nette. Ora, se devono venire degli scienziati da fuori per fare queste partite, io, come dire, l'ho detto più volte, mi tengo cari gli arbitri siciliani, perché devono venire qua a fare i protagonisti in una cornice di pubblico che non c'entra niente con l'eccellenza, non va bene. Però devo ringraziare i ragazzi, perché comunque hanno saputo soffrire. Gambino oggi è stato superlativo, non ha fatto gol ma ha lottato, ha corso, ha rincorso, ha fatto proprio il capitano. Oggi abbiamo scoperto che abbiamo un buon portiere, che finora non è stato mai impegnato. Oggi sappiamo perché Paterniti difende la porta dell'Arenas, nel senso, noi lo sapevamo, cioè nel senso l'abbiamo fatto vedere alla platea, io ero certo, vedo gli allenamenti e quindi sapevo il valore tecnico di Sebastiano, oltre a quello umano, perché è un perno del gruppo. E poi un plauso a Mister Bullo, che ha letto bene la partita, la squadra comunque non si è scomposta, ha saputo soffrire nei momenti difficili. Era una partita ad alta tensione, loro hanno cercato di metterla sulla cattiveria agonistica, quasi sulla rissa, perché era la loro arma migliore. Ogni tanto ci hanno punzecchiato, ma abbiamo giocato con la prima in classifica, non abbiamo giocato contro l'ultima.
ci poteva pure stare, in alcuni frangenti siamo stati in superiorità numerica, in altri in inferiorità. Alla fine quello che conta è Agras e batte l'attimo 1-0, poi tutto il resto se lo porta via il vento. Siamo a 2 punti, era quello che volevamo, adesso più che mai siamo lanciati a colmare quest'ultimo gap che ci separa dal Dattilo, e sono convinto che con questa spinta emotiva che dà questa vittoria a noi, società, al gruppo, alla città, alla tifoseria, penso che alla fine abbiamo buone carte per poter raggiungere l'obiettivo prefissato. Presidente, ultima settimana di mercato, pensate di operare, di portare qualcuno? Guarda, ci sono delle trattative avviate per rinforzare ulteriormente la squadra, però sempre il problema è quello, dobbiamo avere la certezza che il giocatore che noi cerchiamo venga liberato dalla società. Capisci bene che io che ho Gambino non me lo tolgo, io che ho Paterniti non me lo tolgo, quindi tranne che non c'è un cambiamento di allenatore, c'è un problema di spogliatoi eccetera, chi ha i migliori se li tiene, quindi non è facilissimo, però il direttore Russello ha 2-3 opzioni in caldo e possibilmente qualcuna di queste verrà concretizzata. Purtroppo la sfortuna si è accanita ancora. Non è un infortunio di grande entità, nel senso che comunque è una contrattura, però purtroppo non ha potuto giocare oggi perché rischiarlo non era il caso, e comunque abbiamo dimostrato che anche con i cambi abbiamo dato una svolta alla partita, nel senso che è entrato Sant'Angelo, è entrato Treppieri, che secondo me hanno diciamo, dato una spinta in più alla inerzia della partita, e quindi alla fine dei 90 minuti, se avessi perso io al 93esimo certamente avrei recriminato, capisco, mi metto nei panni del Dattilo, però alla fine bisogna accettare il risultato del campo, non penso che sia stato un furto quello dell'Agras, perché comunque penso che abbiamo fatto la nostra messa partita, potevamo vincere, potevamo perdere, una volta tanto un po' di fortuna non guasta, ed oggi è giusto che gioiamo per questa vittoria. Grazie. La cosa che mi ha destato preoccupazione è che l'arbitro riceveva sempre pressioni psicologiche da parte dei giocatori del Dattilo, perché ogni minima occasione si riversavano tutti su di lui, ma l'arbitro pestava il fianco a questa pressione psicologica. Se l'arbitro avesse uscito qualche cartellino in più per loro per proteste, il portiere, avete visto alla fine, giocava con il racchetto a palla a cambiarsi il pallone a perdere tempo, era un'ammunizione plateale. Dico, ci sono state delle situazioni che non sono piaciute. Noi, più, per nostro DNA, più che protestare con l'arbitro, siamo propensi a giocare a calcio. Loro magari fanno un altro tipo di tattica, e come dire, non per loro, noi non ci siamo abituati a questo, ed è anche un nostro limite, attenzione, perché vuol dire si vincono anche così le partite, però alla fine diciamo, possiamo dire, guardando le immagini, che noi siamo vittima di due ingiustizie, mentre loro nella loro espulsione non ammettono, diciamo, replica, perché comunque sono state abbastanza nette, però ripeto, quello che interessa alla fine è Agregas 1, Dattilo 0. Nel giro di 2 settimane abbiamo guadagnato 6 punti, sotto il profilo psicologico siamo a 1000, penso che abbiamo dato una mazzata a loro, 2 sconfitte in 2 partite, manteniamo l'imbattibilità della porta, perché ancora oggi non abbiamo preso gol. Sono dei dati assolutamente confortanti che ci spingono a guardare con ottimismo il futuro. Soddisfatto dei tifosi, Gio? Sì, anche se per quello che era la partita Agrigento può fare qualcosa in più, indubbiamente, però abbiamo capito che questo è lo zoccolo duro della tifoseria. E fino all'ultimo non si sono fermati. Sulla curva sud non ho più aggettivi per descrivere questi ragazzi, perché veramente ho detto che il pallone l'hanno spinto loro, quindi per me c'è stata una componente, cioè, nella vita nulla accade per caso, il fatto che abbiamo segnato sotto la curva sud, ha segnato un Agrigentino e i tifosi ci hanno incitato 90 minuti, noi crediamo molto, abbiamo fede
in San Calogero, tutti questi dati io ritengo che siano stati importanti per me. Mister Culo, tutto perfetto oggi contro il GSA.